siamo nello stand di Samo con Denis Venturato. Alle spalle abbiamo la novità di punta di quest'anno. Ce ne può parlare? Acrux Atelier è una nuova soluzione che proponiamo qui in anteprima al Salone del Mobile. Vogliamo interpretare con questa cabina doccia la possibilità al cliente di poter scegliere e personalizzare il prodotto, dai colori, dalle finiture del vetro, fino anche alle misure le più svariate possibili. E invece di fianco mi parlavano di prototipi che verranno realizzati in seguito, quindi quali progetti avete per il futuro? Sono quelle qui esposte, sono delle preserie, tra tutte menziono Pixel, è un nuovo prodotto che vuole interpretare la figura della doccia come figura centrale all'interno del bagno. Dunque è stato realizzato facendo dei tagli a 45 gradi sui profili di alluminio e ipotizzando di essere all'interno di un quadro. E invece, oltre ai prodotti, ci sono anche proprio dei servizi aggiuntivi che cura Samo legati al web. Ce ne parla? Beh, l'azienda ha intrapreso un percorso già da diverso tempo di internazionalizzazione, soprattutto dando la possibilità alla clientela di poter seguire a mezzo del web, a mezzo nuova tecnologia, lo stato di avanzamento degli ordini da parte dei nostri clienti distributori, dalle showroom, la possibilità di inserire gli ordini, la possibilità di vedere tutto il processo produttivo e conoscendo le date di consegna che sono certe per la nostra azienda. Successivamente ci sono altri servizi che sono stati resi disponibili per il cliente privato, dunque come il configuratore, la possibilità di scegliere tutte le finiture sul web e una parte del nostro portale dedicato agli architetti e ai designer, dove possono avere ulteriori informazioni anche di livello tecnico. Il bagno all'interno della casa sta rimpicciolendo, si sta ingrandendo, sta acquisendo importanza o meno? Il bagno è diventato centrale, anche se diciamo che nell'ambito della casa è il settore che resta più classico di tutti. Non si vogliono grandi eccessi nel bagno, a dispetto anche di quello che viene presentato, però l'italiano, soprattutto oggi, nel bagno vuole tranquillità, rilassatezza, anche perché ricordiamoci che all'interno siamo nudi. In bagno siamo soli e nudi, vogliamo sicurezza, ma vogliamo anche bellezza soprattutto.